Benvenuti in un nuovo video. Questo è stato un video abbastanza richiesto. Scusate, ve lo dico subito se sarò un po' lucido, cioè perché praticamente da stamattina che sto fuori non mi sono fermato un attimo, non sono rientrato un attimo, perciò ovviamente il trucco non l'ho ritoccato e sto sudando. Infatti, se sentite un rumore strano è perché c'ho il ventilatore vicino, perché senza di questo morirei. Comunque, questo video, come avrete già letto dal titolo, è un video che mi avete chiesto perché oggi stesso, proprio oggi, sono andato a fare il nuovo tatuaggio. Quindi ve lo volevo mostrare e ve volevo dire un po' di, tra virgolette, informazioni, dato che volevate sapere comunque il dolore, tutte queste cose, vabbè, insomma, tutte le cose riguardanti il tatuaggio. Premetto primissima cosa che è stato il mio primo tatuaggio, perciò boom su sta cosa, perché quando l'ho detto tutti a dirmi: oh, ma è stato il tuo primo tatuaggio, è un posto un po' troppo, insomma, che fa male, oppure è un tatuaggio grande, oppure non lo so, te lo potevi fare da qualche altra parte, perché essere il primo tatuaggio magari ci vai a spendere tanto che poi magari non te ci trovi, insomma tutta una serie di dubbi e ansie che mi avevano messo. Però ho detto: vabbè, non mi interessa, a me piace, è una cosa che volevo da tantissimo, e quindi niente, l'ho fatta. Allora, inizio col farvi vedere direttamente il tatuaggio. Allora, premetto che l'ho fatto sul petto. Io so che, allora, non è che so tanto robusto di corporatura, quindi mi aspettavo che facesse male, perché comunque al centro, diciamo tra i due capezzoli, a me si sentono le ossa, quindi ho detto forse farà male in quella zona soprattutto, forse, non lo so, insomma c'è una sorta di tanti dubbi. E quindi niente, comunque la zona è questa, sì, era una premessa così. E quindi mo mi levo la maglietta e praticamente farò tutto il video senza maglietta, però ovviamente il tatuaggio ce l'ho qua e ve lo faccio vedere. Ovviamente non me la metterò strozzo, faccio prima a toglierla. Adesso, se lo vedete un po' lucidino, è perché sopra ci ho messo il Bepanthenol. Allora, questo è il tatuaggio. Vedete che è lucido perché ci ho messo il Bepanthenol sopra, ed è fatto in una maniera meravigliosa. Adesso, se volete, lo abbasso un po', così in modo che mentre parlo lo vedete. Ok, non lo vedrete tutto, però comunque questo è il tatuaggio. Allora, primissima cosa che mi chiedete è il dolore. Allora, il dolore, sinceramente, per essere il mio primo tatuaggio, non ha fatto granché male. Allora, io mi aspettavo molto di più, perché in tanti mi hanno detto farà male, farà di qua e di là, eccetera. Però onestamente l'unica zona che mi ha fatto male, nel senso, era sopportabile, cioè ci sono state due zone che mi hanno fatto, diciamo che ho sentito un po' di più il dolore, però in una era un po' più sopportabile, nell'altra ho praticamente sentito un po' di dolore, ma niente di che. Quella che ho sentito di più è semplicemente la parte nera, in cui c'è tutto il nero del naso, praticamente qua dentro, visto che l'unica parte colorata è gli occhi e il naso, perché tutto il resto è uno stile geometrico. Io per i tatuaggi ho sto stile, quindi qualsiasi disegno, qualsiasi tatuaggio me farò, oppure che vorrò farmi, o comunque che disegno io stesso e poi magari lo vorrò fare in futuro come tatuaggio, ho sempre disegnato o visto con lo stile geometrico, perché non mi piacciono tanto i tatuaggi pieni, colorati, con tante sfumature, non so quel tipo insomma non c'ho quello stile. E quindi ho voluto un tatuaggio tutto molto più geometrico, molto borderline, quindi contornato. E quindi niente, l'unica parte che mi ha fatto male è praticamente la parte finale, perché lo scuro agli occhi e al naso l'ho fatta alla fine di tutto il tatuaggio, e l'unica parte era questa qua, proprio perché dovevi, giustamente quando devi colorare di nero, o comunque devi colorare una parte piena, devi spingere un po' di più e comunque va più veloce. E dato che qua in mezzo è il punto esatto in cui mi si sentono di più le ossa, ha fatto un po' maluccio, ma niente, visto che è una piccola zona non è durato niente, quindi ho sopportato un attimo e basta. E invece l'altra zona era praticamente qua, da dove la parte centrale, da dove partono le due corna, ed è sempre la parte che riguarda il pezzo da dove si sentono di più le ossa. Però diciamo che era sopportabile, cioè nel senso non è che mi sono messa a strillare o altro, cioè si sentiva, però era sopportabile. Poi ovviamente è molto soggettiva come cosa, quindi io a lei pure gli ho chiesto: ma farà male, non farà male? Mi fa: guarda, io te potrei dire o sì o no, però comunque è sempre una cosa soggettiva, giustamente. Prima cosa, ovviamente ha fatto lo stencil, me l'ha applicato sul petto, abbiamo visto se era simmetrico, soprattutto all'inizio non era simmetrico, quindi abbiamo cancellato tutto, l'abbiamo rimesso. E
quindi niente, ci abbiamo aggiunto dei dettagli, tipo queste due cornette, e poi niente, tutto il resto era simile all'immagine che avevo portato io, perché era da tanto che la volevo, e quindi ho portato. Mi piace tantissimo perché praticamente è identico, cioè è molto simmetrico, le linee sono fatte perfettamente, cioè sono perfette. Alcune linee capitavano sui nei e quindi lei a mano ha rifatto le strisce, pure se con lo stencil magari è capitato che la linea stava sul neo, lei è riuscita a farle drittissime, anche spostata, quindi cioè comunque mi sono piaciute tantissimo. Poi magari vi lascio il loro link o della pagina Instagram o di Facebook, quello che volete, vi lascio il link della ragazza che mi ha fatto il tatuaggio, perché praticamente è uno studio di tatuaggi in cui ci sono ragazzi e ragazze. E praticamente ognuno di loro ha uno stile, a seconda dello stile che vuoi o comunque del tatuaggio che porti, loro ti assegnano, tra virgolette, una persona. E c'è questa ragazza appunto che fa praticamente tutti i disegni geometrici, infatti l'ho scoperta su Instagram perché avevo messo l'hashtag tipo tatuaggi geometrici o geometric tattoo, una cosa del genere. Ho visto la tua pagina Facebook e mi è piaciuta tantissimo, infatti ve la lascio giù nell'info box, magari dopo dategli un'occhiata. Perché è veramente veramente brava, poi ha una precisione meravigliosa e pure simpatica, quindi se stai vedendo questo video non lo so, però ti saluto. E comunque niente, abbiamo fatto le foto e che altro c'è da dire? Come cura, praticamente io gli ho detto se potevo mettere il Bepanthenol, mi ha detto che va bene, poi comunque pure prima di fare il tatuaggio avevo messo una crema anestetizzante che sinceramente non ha fatto granché, perché comunque l'ho sentito tanto, però se volete sapere qual è la crema è Emla, si chiama Emla ed è praticamente un tubicino piccolo che va messo 3 ore prima del tatuaggio e cioè non è fatta per tatuaggio, è fatta per delle zone che cioè per preparare quella zona specifica a delle piccole lesioni superficiali della pelle, quindi come tipo l'ago del tatuaggio o un cosa, tipo che ne so il prelievo, cose così insomma. E quindi niente, ho messo quella, non ha fatto granché però il suo minimo l'ha fatto e quindi vabbè. E quindi come dolore da, so, da 1 a 5 direi 2 e mezzo. 2 e mezzo, è perfetto, 2 e mezzo, 3 verso la fine, ma 2 e mezzo, perché, anzi, diciamo 3 all'inizio e 2 e mezzo alla fine, perché ovviamente dopo un po' t'abitui. Io, appunto, essendo il primo tatuaggio, avevo tanti pensieri veramente da dire come può essere, come non può essere, e invece no, dopo un po', dopo 2, no, dopo 5 minuti comincio a abituarti al suono, comincio a abituarti all'ago, comincio a abituarti alla pressione che fa, a capire quando devi rimanere un po' più immobile, quando farà più male, quando non farà, insomma, quando stai a farlo, capisci tante cose. E vabbè, per il prezzo, vabbè, non ve lo dico perché non lo so, non, boh. Ho fatto una storia poco fa su Instagram che vi ho chiesto cosa volevate sapere di specifico del tatuaggio, dato che magari io posso raccontare l'esperienza, sì, ma tante cose me le posso dimenticare, quindi ho preferito chiedere a voi, almeno se volete qualcosa di specifico, non ve lo dico. Quindi adesso ho davanti il tablet e vi leggo alcune domande che mi avete fatto. Le faccio un po' in modo blando, senza leggere nomi o cose, perché sennò ci metteremmo troppo. Come mai hai scelto questo tatuaggio? Allora, perché... allora, io sono sempre stato affascinato da il cervo o la renna o comunque questo stile di animale, comunque questo animale, cioè il cervo in particolare, non la renna perché comunque sono diversi, però dal cervo perché è un animale da tanti significati, perciò non c'ha un significato specifico che dice l'ho fatto perché è una cosa mia o è perché è una cosa riferita a qualcuno, cioè è proprio, mi piace il significato che c'ha il cervo in sé, perché c'ha miliardi di significati, quindi è un animale in parte debole e in parte tanto tanto selvaggio, quindi riesce a essere molto calmo nelle cose, riesce a saper gestire le situazioni, però quando, cioè comunque si presenta in un modo molto calmo, però quando c'ha davanti delle difficoltà è il primo che riesce a lottare, comunque si mette in gioco e riesce sempre ad andare avanti e si abbatte per le cose che vuole. E poi comunque c'è cioè, il simbolo che comunque caratterizza l'animale sono le corna, e queste qua appunto che vedete, che poi tra virgolette somigliano quasi a dei rami. In primavera si spuntano sempre diciamo dei, come si chiamano? Delle sporgenze nuove, ecco tra virgolette, non mi viene nuovo, diciamo dei spuntoni nuovi, e quella è come se fosse sempre una rinascita, perciò
come se fosse sempre una nuova cosa, quindi dato che ogni tot c'è sempre un rinnovo, tra virgolette, è come se tu ogni volta rinasci per poter affrontare diverse cose, dato perché comunque loro con le corna ci combattono, insomma, ci fanno tante cose, e in particolare so pure un simbolo, da come avevo letto una volta, che praticamente fanno una sorta di connessione tra l'aldilà e il mondo, comunque, e la terra, e quindi, appunto, proprio perché le corna sono rivolte verso in su, creano questa sorta di connessione. E quindi, sta cosa che avevo letto mi aveva intrigato tantissimo. Comunque, poi ce ne sarebbero miliardi dei motivi per il quale ho fatto il cervo, proprio perché ce n'ha tanti dei significati, non è solo uno. Però in particolare è proprio il fatto che comunque mi rispecchia tanto come animale, perché è sia molto molto calmo, ma sia tosto, tra virgolette, quando è necessario. Se no, quindi se non viene istigato, se non viene stimolato da cose negative, rimane pur sempre una cosa molto molto calma, molto tranquilla, e applicato all'essere umano rimane molto umile, molto fedele, molto sì, calmo. Quindi niente, riesce ad agire solo quando ce n'ha bisogno. E quello era in grandi linee quale motivo. Poi comunque mi è sempre piaciuto come animale, proprio come estetica. Il fatto di farlo proprio qua in questo punto mi piace tantissimo. Poi io ho tante cose che appunto rappresentano il cervo. Cioè, infatti mi avete detto che qualcuno di voi si era pure ricordato che tempo fa vi avevo mostrato una lampada, che tra l'altro c'ho qua, però vi ho mostrato un video. Adesso perché non c'ha le pile, perché io ho dovuto rilevare, probabilmente ci stanno i LED qua sotto e questa qua si illumina tutto, cioè, ragazzi, dai, apparenza, ecco, ve lo metto qua, vedete, comunque c'è, cioè, il fatto di essere geometrico, il fatto di avere il cervo come animale è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi l'ho voluta fa e niente, poi io quando mi metto in testa una cosa è quella, cioè, può passare pure 1, 2, 3 anni, però la dovrò fa, perché se mi piace è quella. Altra domanda è: hai scelto il posto all'ultimo momento o già avevi programmato? No, già ce l'avevo programmato, perché comunque, per sempre per il fatto delle corna, mi piaceva che seguissero la linea del corpo, quindi diciamo da qua fino alle clavicole, cioè seguissero la linea del petto. E quindi, perché ci stanno tanti tatuaggi che non, cioè, sono belli, però fatti in posti sbagliati. E dato che volevo una cosa che ha comunque un filo logico come fatto estetico, mi piaceva sta cosa delle corna che si slanciavano in su e quindi arrivavano fino alle clavicole o comunque fino alle spalle, cioè mi piace tantissimo, perché dà un tocco di, non lo so, c'ha una linea particolare, cioè mi piace, non lo so. Un'altra domanda è: quanto tempo ha impiegato il tatuatore per farlo? Allora, io inizialmente quando ero andato da lei per fare il preventivo, per prendere appuntamento e tutto, gli avevo chiesto quanto ci voleva più o meno. Lei mi aveva detto: allora, te potrei dire 2 ore, però dato che è il primo tatuaggio che fai, magari ci saranno delle pause, magari per il dolore, magari perché c'è bisogno un attimo di respirare e cose varie, quindi ti dico sulle 3 ore. E infatti diciamo che ci ha messo 2 ore e mezza, perché abbiamo iniziato alle 4:15 e abbiamo finito alle 6:30, perciò 2 ore, 2 ore e mezza, poi tempo dei ritocchi, tempo della foto e tutto, diciamo che ci abbiamo messo 2 ore, 2 ore e mezza, sì, più o meno, anche perché io sono stato abbastanza calmo, non ci ho avuto bisogno di varie pause, non ci ho avuto bisogno solo una volta che devo andare al bagno, perché ho capito che, cioè, nel senso, ho pure scoperto, e quando ti fai tatuaggi, non sono l'unico, ma capita spesso che ti viene da fare la pipì, cioè io non so perché, scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi c'ha il tatuaggio e quando vi siete andati a tatuare vi veniva da fare la pipì, perché lei mi ha detto che non sono l'unico, pure lei che appunto era tatuata mi ha detto che pure a lei succedeva, quindi mi sono sentito un attimo non a disagio. Un'altra domanda che mi avete fatto è: il dolore che hai provato da 1 a 10, l'avevo detto prima, l'avevo detto da 1 a 5 era 2 e mezzo, quindi è tranquillo. Ne ha in programma altri? Sì, solo che cioè, ce n'ho in programma altri sulle mani, soprattutto qua e sul palmo delle mani. Però il problema è che, facendo il parrucchiere, dovrei farlo in un periodo in cui non lavoro per un tot di tempo, magari 2 settimane, 3 settimane, cose così. Perché appunto, facendo il parrucchiere, magari lavando le teste o passando prodotti chimici, se potrebbe andare a rovinare il tatuaggio. Quindi, per quanto posso proteggerlo, per quanta crema ci posso mettere, per quante pellicole posso proprio incartare le mani a go-go, credo che un po' si vada a rovinare, perché comunque il parrucchiere è tutto un fatto di mani, e quindi avere delle cose appunto qua, dei tatuaggi qua, è facile che si vanno a schiarire, quindi ci devo un attimo pensare su sta cosa. Però
Se non è sulle mani, è sulle cosce, sulla parte davanti, diciamo, che vediamo della coscia. Quindi, mo, sotto sto nudo perché, ragazzi, fa caldo della Madonna, quindi scusate, però comunque sulle gambe. Sei andato da un tatuatore di fiducia o uno a caso? No, questo ve l'avevo detto prima. Ho trovato lei su Instagram, grazie agli hashtag, e quindi ho visto sta ragazza e l'ho trovata. Dato che io non mi... come piercing, se mi devo fare dei piercing e vado da un piercer che magari sui social non ho visto foto a riguardo, cioè dei piercing che magari voglio io, non mi fido. Come quando avevo fatto i Cheeks, io sono andato a un piercer che non conoscevo, però ho visto tante foto che già avevano esperienza con i piercing che volevo io. Quindi io vado a fiducia, nel senso, se vedo tante foto che appunto mi fanno vedere che c'hai esperienza e tutto, io mi fido. E dato che ho visto tante foto di questa ragazza che faceva tanti disegni geometrici e erano perfetti, era una precisione fenomenale, mi sono fidato e infatti è venuto uno spettacolo perché lo adoro. E quindi queste erano le domande di una ragazza. Un'altra domanda era quanto ti è costato, però ragazzi questo non me la sento di dirvelo. Ti ha fatto male, l'ho detto. Quanto è durato il tutto, l'ho detto. Hai sopportato bene il dolore? Sì, abbastanza. Dove l'hai fatto? Vi lascio sotto il link nell'info box, ve l'ho detto. Eri contento mentre lo facevi? Sì, tantissimo, anche perché c'è stata pure un'altra ragazza, oltre lei che tatuava, che praticamente a una certa mi si è messa a parlare, mi ha detto ti ho riconosciuto adesso perché seguo i tuoi video su YouTube. E quindi mi fa tanto tanto piacere, ti mando un bacio anche a te. E con niente, mentre lei tatuava, una certa ho cominciato a parlare con lei, quindi più di tanto il tatuaggio non l'ho sentito. E comunque no, sono tutti molto carini, molto socievoli, molto simpatici. Sì, mi è piaciuto tanto come atmosfera e tutto. Ti piace come è venuto? Sì, tantissimo, veramente tanto. E niente, queste domande sono finite, passiamo ad altro, vediamo lei. Come lo hai fatto con la macchinetta dei tatuaggi? Quanto ci hai messo? Ve l'ho detto. Un'altra domanda mi ha detto quanto rimane, cioè. Ragazzi, un tatuaggio, quanto può rimanere secondo te? A vita, ovviamente. Perché come primo tatuaggio hai deciso di fare proprio un cervo? E perché sul petto? Non vedo l'ora di vedere il video, grazie. E appunto vi ho risposto prima, quindi niente, io penso di aver soddisfatto tutte le vostre richieste. Se avete altre domande lasciatele sotto nei commenti e vi risponderò con molto molto piacere, perché comunque è una cosa che mi interessa e poi sono fomentato perché mi fa impazzire, cioè è troppo bello, dai. Vi do un'ultima occhiata così, se lo volete vedere meglio. Scusate il riflesso della luce, però purtroppo è così, non ci posso fare niente. Se ci metto l'ombra non lo vedete. Comunque questo è il tatuaggio. Fatemi sapere sempre sotto nei commenti se piace a voi, se non vi piace, se avreste fatto in modo diverso, quello che volete. Io vi mando un bacio e spero di vederci presto in un nuovo video.